Buongiorno a tutti, io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. È possibile risparmiare qualcosa sull'installazione di un condizionatore? Oggi ci occuperemo di predisporre da soli gli impianti per risparmiare su questa installazione. Sebbene per questo sia richiesto del personale specifico, vediamo come predisporre l'impianto di condizionamento. Al momento dell'acquisto, infatti, il venditore vi farà sottoscrivere un modulo con il quale vi impegnate a far effettuare l'installazione ad un tecnico abilitato. Sinteticamente, la normativa F-Gas prevede la tracciabilità dei gas fluorurati contenuti nei condizionatori attraverso l'istituzione di una banca dati accessibile esclusivamente ai soggetti F-Gas abilitati, soggetti dotati di apposito patentino rilasciato con corso di formazione. Questi termoidraulici sono gli unici autorizzati all'installazione, manutenzione e dismissione di questi apparecchi, rilasciando al cliente un opportuno certificato che poi verrà caricato sul portale F-Gas. Dunque, per la legge sembra che la presenza dell'installatore è d'obbligo, ma per risparmiare qualcosa ho deciso di predisporre l'impianto da solo e chiamare poi l'idraulico per l'allaccio. Se vi interessa l'argomento, rimanete fino alla fine. Ho acquistato un condizionatore Daikin, sinonimo di affidabilità, composto da due unità. L'unità esterna ARXF25 e l'unità interna ATXF25. Condizionatore ad alta efficienza con filtro antipolvere, massima silenziosità e Wi-Fi disponibile come opzione. Per il calcolo dei BTU necessari basterà prendere il volume in metri cubi della nostra stanza e moltiplicarlo per il fattore 40. Ad esempio, una cameretta da 54 metri cubi necessita di 7000 BTU. Nel mio caso ho scelto un condizionatore da 9000 BTU per poter raffrescare anche le stanze adiacenti. In descrizione metterò il link per l'acquisto di questo condizionatore Daikin. Oltre al condizionatore vero e proprio, ho dovuto acquistare anche 5 metri di tubi cartellati da un quarto e 3 ottavi necessari. Contengono già la svasatura necessaria per il collegamento, cosiddetta cartella, che quindi non dovrà essere realizzata. L'effettuazione di una cartella infatti richiede l'utilizzo di un'apposita cartellatrice. Per poter collegare il mio condizionatore al router e al mio smartphone, ho acquistato anche questo modulo Wi-Fi venduto a parte, specifico per condizionatori Daikin. Con l'apposito cavo in dotazione si collega all'unità interna. Ho dovuto acquistare anche il tubo di scarico della condensa, 10 metri per un diametro di 16 mm all'interno, 18 all'esterno. Installazione fuori traccia utilizzando queste canaline elettriche. Chiusura a pressione 5,5 cm di larghezza e 4 cm di profondità, più che sufficienti per i miei tubi. Non poteva mancare infine la mensola Regi unità esterna per un carico massimo di 100 kg. Questa mensola in ferro comprende dei gommini antivibrazione e si installa al muro con tasselli ad espansione. Il montaggio di queste mensole è abbastanza semplice: una volta installata la staffa orizzontale a muro, vi si appendono queste staffe di collegamento dotate di appositi ganci che possono scorrere per determinare la posizione corretta. Su questi ultimi si inseriscono e avvitano le mensole orizzontali che terranno l'unità esterna. Bene, bando alle ciance e passiamo all'atto pratico. Vediamo il sito di installazione, cameretta esposta a sud con due finestre e due ponti termici sotto finestra che riscaldano la casa d'estate e la raffreddano d'inverno. A causa di ciò, questa cameretta è la stanza più calda della casa. L'unità interna sarà installata sopra questa finestra e in particolare a circa 15 cm dal soffitto, così come previsto dal manuale. Tubi scenderanno lungo l'angolo della finestra stessa per gettarsi all'esterno al di sotto della finestra dove è presente uno minor spessore della muratura. Per quanto riguarda l'unità esterna, questa verrà installata fuori dalla finestra e più o meno all'altezza di questa scatola elettrica dalla quale preleverò la 220 volte necessaria prelevandola da questa presa.
La scelta di far passare i tubi nel sottofinestra deriva essenzialmente da questioni di opportunità, già che lo spessore del muro in questa parte sottofinestra è di soli 20 cm circa, mentre nel caso avessi deciso di far passare direttamente i tubi nella parte alta, cioè dietro l'unità interna, avrei dovuto effettuare un foro di circa 60 cm. Che è lo spessore della mia muratura in pietra realizzata con tecnica a sacco, con non poca difficoltà per qualsiasi fresa a muro. Bene, prima di occuparci della foratura del muro, che è l'operazione forse più impegnativa di questo progetto, procediamo a fissare la piastra di montaggio dell'unità interna nella parte superiore di questa finestra. Successivamente fisseremo anche la canalina verso il foro esterno. Ho fissato questa piastra di montaggio con dei tasselli ad espansione da 6 mm. Delle frecce contrassegnano i fori da effettuare per il fissaggio, che, come riportato nel manuale di istruzioni, dovrà essere effettuato in bolla, cioè perfettamente in piano, utilizzando i riferimenti presenti sulla staffa di installazione. Altezza dal soffitto circa 30 cm per favorire sia il miglior ricambio d'aria che la pulizia dei filtri. Le tubazioni del gas usciranno sulla sinistra di questa staffa, esattamente a 16 cm dal segno della freccia di riferimento dovrà essere collocato la discesa dei tubi. Pertanto, in questo punto, i tubi effettueranno una curva ad angolo retto per discendere verso il basso. A questo punto occupiamoci della piegatura dei tubi per fare questo angolo retto. Vado a prendere le prime misure per i tubi rame che scorreranno in orizzontale, utilizzando l'apposita serigrafia riportata sulla staffa. Il primo tubo scorrerà per 40 cm in orizzontale per poi ridiscendere verso il basso. In questa fase è necessario procurarsi degli appositi attrezzi per poter continuare il lavoro. Anzitutto acquisto una carottatrice per muro, lunghezza 160 mm, diametro del foro 60 mm. Più che sufficienti per i miei tubi, questa fresa a tazza riesce a forare sia i mattoni forati che il cemento armato. È dotata di attacco SDS. Anche per questa fresa a tazza vi metterò il link in descrizione. Ho acquistato una piegatubi per rame. Questa piegatubi è fondamentale per evitare di schiacciare il tubo nelle operazioni di piegatura. Con questo economico attrezzo è possibile piegare un tubo in rame senza schiacciarlo fino a 180 gradi. Funziona per diametri da 10 a 6 mm circa. È un ottimo ed economico attrezzo da lavoro. In descrizione metterò il relativo link per l'acquisto. Bene, prima di iniziare il lavoro, piccola rettifica, ho deciso di sostituire i tubi cartellati con dei tubi vergini, cioè non cartellati, per avere più libertà nella distanza tra unità interna ed esterna e per risparmiare anche qualcosa. Se non avete problemi nel posizionamento, scegliete tranquillamente i tubi cartellati. Con delicatezza vado a raddrizzare questo tubo, cercando di farlo diventare il più dritto possibile. Una volta raddrizzato circa un metro, vado a prendere la misura per effettuare la prima curva a partire dall'unità interna. Abbiamo detto circa 40-50 cm. Lascio un margine di 10 cm per permettere all'idraulico di cartellare liberamente i tubi. Inserisco il tubo da un quarto nella mia piega tubi, ponendo il segno nella parte centrale dell'angolo. E con delicatezza effettuo la piegatura a 90 gradi. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro prezioso supporto. Ripeto la stessa operazione per il tubo più grande da 3 ottavi, ponendolo sul diametro da quasi un centimetro. Grazie a questa piega tubi avrò la certezza che il mio tubo condizionatore non sarà schiacciato.
Bene, dopo aver proceduto ad effettuare alcune di queste curve, è il momento di effettuare il foro verso l'esterno sul muro con la mia carotatrice per muro. Aspirapolvere acceso alla mano, impostiamo il trapano sulla sola rotazione per non danneggiare l'intonaco. È il momento di aggiungere la percussione per arrivare fino in fondo alla parete. In questa fase dovrete dare alla fresa una pendenza verso l'esterno per evitare infiltrazioni d'acqua. Periodicamente dovrete liberare la fresa tazza dei detriti del muro che si accumulano al suo interno, altrimenti non riuscirete ad avanzare. Continuate sempre con l'aspirazione per evitare il formarsi della polvere nella stanza. Non esagerate con la velocità del trapano per non danneggiare la punta. Se sarete pazienti, sarete ricompensati. Una volta passati dall'altra parte, il lavoro più duro, per così dire, è fatto. Foro realizzato alla perfezione su mattoni forati, come possiamo osservare, per una profondità di circa 20-25 cm. In pendenza verso l'esterno per evitare infiltrazioni d'acqua all'interno della stanza. Nel frattempo io ho fissato la mia canalina discendente con tasselle ad espansione da 6 mm. All'esterno ho provveduto a ricavare un cavo da 220 volt da questa scatola elettrica che servirà per alimentare l'unità esterna. Bene, a questo punto non mi rimane che far passare questi tubi verso l'esterno. Nelle canaline ho inserito i due tubi in rame coibentati, il cavo a 4 poli verso l'unità esterna e il tubo della condensa. Nel fare queste curve dovremo naturalmente prestare particolare attenzione ad evitare lo schiacciamento dei tubi in rame. Fisso sommariamente questi cavi nella parte alta e rimango in attesa dell'intervento del mio idraulico per l'allaccio finale. Con 4 metri di tubi in rame ho ancora disponibili all'esterno circa 1 metro per l'allaccio dell'unità esterna. Nel frattempo vado a praticare un foro nella mia unità interna per far passare i miei impianti, grazie all'utilizzo di un saldatore a punta piatta. A questo punto vado a montare il modulo Wi-Fi collegandolo all'unità interna. Rimuovo i filtri antipolvere, vado anche a svitare il coperchio di collegamenti elettrici ed a smontare il coperchio frontale dell'unità interna per avere accesso all'alimentatore switching dietro questo scatolino in lamiera. Una volta individuato sul PCB il connettore relativo al modulo Wi-Fi, vado a collegare il mio cavo in dotazione e a collegare il modulo Wi-Fi all'esterno. Il cavo di questo modulo dovrà essere portato all'esterno dell'unità e il modulo rimarrà penzoloni sotto il condizionatore. Nel frattempo ho inserito un interruttore bipolare sulla linea dei 220 volt per interrompere l'alimentazione. Vado a schiumare il foro esterno con questa schiuma poliuretanica Fischer per isolamento termico. In attesa che la schiuma si espanda e si asciughi, ho innestato 4 connettori Faston per il collegamento all'unità interna. Uno di questi 4 cavi contiene sicuramente il comando di accensione, per così dire, dell'unità esterna. Da notare che il tubo della condensa che esce dall'unità può essere facilmente scambiato da uscita destra a uscita sinistra. Bene, a questo punto per l'installazione finale occorrono queste ulteriori 4 fasi. La cartellatura dei tubi non cartellati o svasatura con apposita cartellatrice, l'avvitatura di raccordi attraverso una chiave dinamometrica, il test dell'impianto a 42 bar, in pratica l'impianto dei tubi viene caricato con azoto fino a 42 bar che devono essere mantenuti per almeno un'oretta o due,
La fase successiva è la realizzazione del vuoto dell'impianto attraverso apposita pompa per il vuoto per eliminare ogni umidità residua. Solo una volta superate tutte queste prove si potrà effettuare l'apertura del gas refrigerante. Appare evidente che rispetto al costo di queste attrezzature la chiamata del tecnico risulta sicuramente più conveniente. Posando da soli i vostri tubi d'impianto, il tecnico potrà chiedervi per tutte queste prove una cifra variabile dai 150 ai 200 euro. Nell'attesa del mio idraulico, pertanto, vado ad installare l'unità esterna sulla sua mensola con tanto di dadi e bulloni e ammortizzatori antivibrazione. La schiuma poliuretanica si è essiccata, a questo punto occupiamoci dei collegamenti elettrici. Abbiamo 7 morsetti di collegamento. I primi 3 morsetti posti in basso sono per la fase, il neutro e la terra, ossia l'ingresso della linea elettrica 220 V, i classici 3 cavi di alimentazione. I 4 morsetti sovrastanti andranno collegati attraverso un opportuno cavo quadripolare all'unità interna. Sezione dei cavi 2 mm secondo lo schema seguente. Da notare il sezionatore rappresentato da un interruttore bipolare che stacca l'alimentazione per qualsiasi evenienza. Interruttore bipolare già visto all'interno dell'abitazione. Una volta collegato il tutto, nella parte alta troviamo i 4 fili che vanno all'unità interna e nella parte bassa la 220 volte della linea in entrata sezionata dall'interruttore bipolare. Ho chiamato l'idraulico, fatte le cartelle, avvitati i dadi con chiave dinamometrica, ha caricato l'impianto a 42 bar con gas di azoto per circa un'oretta, trascorsa la quale ha provveduto ad effettuare il vuoto dell'impianto per poi andare a caricare il gas tramite il rubinetto laterale di apertura. Ha ricoperto la coibentazione dei tubi di questo nastro in alluminio per garantirne la durata. Personalmente ho provveduto ad intonacare il foro per evitare ogni infiltrazione. A me non rimane che accendere il condizionatore dall'unità interna e verificarne il funzionamento corretto. Con il telecomando in dotazione vado ad accenderlo e come per magia il nostro condizionatore inizia ad emettere una fresca brezza. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.